video, oggi siamo qui per provare una nuova novità in casa AS Food. Come sempre avete il mio codice sconto e tutto, vi lascio giù nell'info box tutto. In tantissimi me l'avete strarichiesti questi qua, mi mandavate screen, post su Instagram, Giulia li provi, Giulia li provi. Finalmente sono arrivate anche su AS Food e per me è un grande onore ovviamente provarli perché per tantissimo tempo mi hanno fatto venire una gola assurda perché le foto esteticamente erano talmente belle che proprio ti chiamavano, specialmente i più particolari, ti chiamavano proprio Giulia, mangiami, mangiami. E oggi quindi siamo qui per provarli. Non mi dilungo in chiacchiere, andiamo a parlare dei prodotti, ovviamente andiamo ad assaggiarli e a vederli proprio come sono. Quindi andiamo subito ai prodotti. Sono uscite 5 versioni diverse, ovviamente 5 gusti diversi. Capisco un po' a caso, esteticamente somigliano molto ai Duplo. Eccoli qua della Wana, questo color azzurrino, infatti è fuori cioccolato fondente e dentro cocco, quindi c'è all'interno la crema al cocco. E 43, sta scritto tanto grande, per 43 grammi ha 209 calorie, grassi 13,3, carboidrati 6,5 e zuccheri 1,6, proteine, proteine 15 grammi. Ovviamente sì, raga, ha grassi abbastanza alti, ma ovviamente, raga, ognuno di voi sceglie questi snack in base alle proprie esigenze. Comunque il marchio forse non l'ho detto ed è Wana. Io penso e spero che si pronuncia così, ma penso di sì. Eccolo qua, ve lo faccio rivedere. Quindi adesso, raga, non ci resta che assaggiare. Sì, comunque scusatemi se ho ancora lo sfondo di Natale, ma non vi preoccupate, è giusto per questa settimana. Poi levo tutto, anche se mi dispiace un po', però ho ordinato un nuovo sfondo su Amazon e quindi speriamo bene. No, vabbè, ma che bello è! No, vabbè, raga, ma è spettacolare! Oddio, assaggiamo, mi sente proprio quel cioccolato fondente, è bello doppio. Il cioccolato fondente si sposano insieme da Dio, ma poi non è qualcosa piccolino secco, no, è friabile perché dentro comunque c'è tipo wafer, è friabile, si sente quel cioccolato fondente, assolutamente no, cioccolato fondente non si sente quel cioccolato scadente, ma è buono proprio. E poi dentro sente proprio questo cocco, poi anche esteticamente che è pieno di cocco, questa cosa mi piace un sacco. Ovviamente per i voti delle classifiche ve le do alla fine perché voglio un attimo rendermi conto degli altri gusti per poi farvi una classifica generale. Però devo dire che, vabbè, ragazzi, avevo aspettative abbastanza alte, quindi alla fine non è che rimango così scioccata perché veramente avevo delle aspettative altissime e sicuramente promosso. Primo gusto, andiamo per il secondo, li mettiamo già un po' alle strette con pistacchio. Ok, sì. Andiamo con pistacchio. Raga, pistacchio ho un po' i miei dubbi, però già che hanno scelto di utilizzare il cioccolato bianco fuori e quindi dentro il pistacchio, già un punto in più, perché vi dico anche perché il cioccolato bianco ho notato anche un'altra barretta che valorizza tantissimo il gusto di pistacchio, quindi sta cosa adoro. Eccolo qua. Allora, vi dico i valori per 43 grammi a 214 calorie, grassi 13,3 di cui carboidrati 15,48, zuccheri 0,64 e proteine 14,19. Da come ho visto ha carboidrati un po' più alti rispetto agli all'altro. Ok, non ci resta che assaggiare. Mi mancavano tantissimo, raga, i video assaggio. Oddio, guarda come si sente di cioccolato bianco. Mamma mia, raga, ma che è sto spettacolo. Cioè, ma poi sono fatti proprio bene, bene, bene. Ok, verdetto finale? No, no, no. No, no.
Questo non lo do a nessuno. Oh mio Dio. Guarda. No, fermi tutti. Dopo ti mangio tutto. No, raga, pistacchio è la. Cioè, raga, non me lo aspettavo così. No. No, raga. Pistacchio dovete prenderlo ad occhi chiusi. La crema dentro è spettacolare, guarda qua. Cioè, raga, dentro non è per niente secca e super morbida. Mamma mia, raga. Sa proprio di pistacchio e cioccolato bianco. No, vabbè. No, raga, questo deve andare nel vostro carrello, assolutamente. Questo quando viene quel peccato di gola e dite, mamma mia, mi voglio mangiare di tutto. Ecco, raga. No, vabbè. No, vabbè. Proprio a caso, questa è tutta dark chocolate. Dark chocolate fuori, dark chocolate dentro con la crema. Vabbè. Eccola qui, super gialla. No, vabbè, raga, ma pistacchio, prendetela assolutamente. Allora, i valori per 43 grammi, 196,5 calorie, 12 grammi di grassi, 12 grammi di carboidrati, 0,43 grammi di zuccheri, poi hanno pochi zuccheri, proteine 12,05. Questo sapete di cosa sa? Proprio della cioccolata, io prendo sempre il 95% quando si tratta di fondente, quella della Lindt. Ecco, raga, sembra quella. Eccolo qui, assaggiamo. Ma che guardata? Cancia. Ah, questa per gli amanti del cioccolato fondente. È buono. Secondo me io prima cocco ho rotto troppo dopo. Che andava a finire la seconda pallina, dovevo rompere un po' prima come pistacchio perché sicuramente c'era tutta la crema bianca, anche per farvelo vedere perché me ne sono resa conto adesso con fondente. Mamma mia, raga, fondente, cioè, mi sembra che vi sto dando pure delle recensioni abbastanza banali. Oddio, telecomando. Abbastanza banali perché dico vabbè, buono, sì, punto. Però raga, veramente non so come descrivervelo perché è veramente buono. Cioè raga, quando una cosa è buona merita tantissimo. Infatti per gli amanti all'ascolto del cioccolato fondente, prendetela perché vi piacerà. Andiamo avanti. No, bevo un attimo e poi andiamo avanti. Che scegli il colore? Rosa o verde militare? Eccolo qui con questo bel verdone militare, Wana Cacao, quindi fuori è cacao e dentro è gianduia. Cioè, secondo me questo anche. Vediamo un po', vi faccio vedere. Eccolo qua. Andiamo a vedere i valori. Per 100 grammi, cioè raga, è uguale, quindi vado avanti direttamente perché stiamo là. C'è chi ha due carboidrati. Due carboidrati in più, due carboidrati in meno, alla fine stiamo sempre là. Ok, vediamo. Oddio, questo raga sembra completamente il Kinder. Sì, stiamo facendo il Kinder Bueno. Sì, infatti sì, perché ha lo stesso odore del Kinder Bueno. Eccolo qui. Buono, no, è buonissimo. Sa proprio di gianduia, sembra il gianduiotto. Odora sembra Kinder Bueno, anche un po' il sapore, ma dentro la casa sembra proprio il gianduiotto. Adoro, però questo tra tutti gli altri, ok, manca l'ultimo all'appello presente. È molto molto morbido rispetto a tutti gli altri. Tutti gli altri hanno rispecchiato il gusto, quindi ci sta, ci sta, ci sta. Andiamo avanti con l'ultimo cioccolato bianco e fragola. Cioè, scusa, eccola qua. Secondo me questo mi farà impazzire come pistacchio.
Io già ho la mia classifica in mente, ragazzi, stessa cosa, no, qua cambia un po' i carboidrati più che altro. Allora, 200 calorie, 12 grammi di grassi, 7,7 grammi di carboidrati, 2,1 grammo di zuccheri, perché ovviamente all'interno c'è la fragola, frutta, e poi proteine 14,2. Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, che odore di fragola. Poi cioccolato bianco. Vediamo. Allora. Come crema non è morbida, è molto pastosa. Però devo anche dire che io, fragola, raga, non è semplice, perché veramente proprio la frutta in generale si tende sempre ad andare sul chimico, specialmente su questi prodotti, raga, non è mai semplice avere proprio, non è mai semplice ricreare un prodotto proprio che sa proprio di fragola, fragola, fragola. Devo dire che non è una fragola chimica, non si sente di quella fragola chimica, però a retrogusto un po' si sente la fragola, come, sì, come dico sempre io, un po' di dentifricio. Ecco, ma poco, però vi lascia quel bel retrogusto in bocca, non vi lascia quella cosa brutta, no. Mi sento non di promuoverla, ma neanche di bocciarla, sta nel mezzo, perché è buona, però ne vale la pena, ma rispetto ad altri gusti, no. Allora, vi faccio la classifica. Di sicuro, boh, al primo posto pistacchio, perché pistacchio è stata tra tutte quella che mi ha fatto letteralmente sognare, quindi pistacchio. Secondo posto mi sento di mettere quella cioccolato fondente e il cocco, comunque questa qui ha il cocco, perché c'era fuori, a parte tutto il cocco, poi dentro buona. Per quanto riguarda il terzo posto mi sento di mettere fragola, perché nonostante tutto è comunque particolare come gusto e quindi secondo me va al terzo posto, perché poi gli ultimi due, quindi tutto fondente e cacao e gianduia, sono gusti alla fine abbastanza scontati. Quindi mettiamo al quarto posto gianduia e cacao e all'ultimo posto fondente, ma principalmente per la recensione, cioè per quello che vi ho detto prima. Però devo dire che sono dei prodotti che meritano davvero tanto, io penso che una volta nella vita vadano provati, al di là dei valori, ok, qualcuno può avere dei grassi in più, ma dovete anche considerare che in una c'è il cioccolato fondente, che sapete che i grassi sono più elevati, in un'altra c'è il cocco e in un'altra c'è il pistacchio, quindi raga, è normalissimo. Però veramente vi mangiate una cosa diversa dal solito e per gli amanti, vabbè, non è inutile anche dirlo perché lo sapete meglio di me. E quindi niente, questa per me è stata la mia classifica, sono dei prodotti che meritano tantissimo, quindi ve li straconsiglio. Io spero che anche questo video recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!